Durante i primi incontri con Marilyn, lei le disse: sei la ragazza più triste che ho conosciuto. E lei gli rispose: sei il solo che me lo ha detto. Che ragazza era? Wow. A quell'epoca non era ancora famosa. Non sembrava neanche che avrebbe avuto un grande futuro, non ci credeva neanche lei. Allora, io non la conoscevo molto bene, sono dovuti passare altri 5 anni, perché la prima volta che la vidi la frequentai pochissimo, solo 1 o 2 giorni. Poi non l'ho più vista per circa 4 anni. Mi era sembrata una persona molto depressa. Però faceva credere a tutti di essere molto felice, ma io non ci credevo. A me pareva molto depressa, e lo era, ma aveva lo straordinario talento di riuscire a mascherare il suo stato d'animo. Secondo lei, come mai si mascherava? Perché soffriva troppo. Lei non era assolutamente in grado di affrontare la sua depressione. Marilyn era stata una bambina maltrattata, per usare un termine attuale. Era stata maltrattata pesantemente da bambina. E le tracce di questi maltrattamenti rimangono per sempre. Anzi, peggiorano col passare degli anni. Beh, su con la vita. Ci provo, il fatto è che i litigi non mi piacciono, anche se vinci, perdi dentro di te. Beh, sei libera. Forse il guaio è che non ci sei abituata. No, il guaio è che mi ritrovo sempre dove ho cominciato. Non ho mai avuto nessuno per molto. E ci siamo. Hai avuto tua madre, no? Puoi dire di avere qualcuno se sparisci con te. A me. Neppure lei c'era mai. Se ne andava con un paziente per 3 mesi. Sono lunghi 3 mesi per una bambina. Senti, non andare via, rimani qui. C'è una scuola, puoi insegnare ballo. Il vantaggio di questa città è che è sempre piena di forestieri interessanti. Oh, scusami, cara. Cosa ho detto? Io non... Sento la mancanza di mia madre. Oh, non è la cosa più stupida. Perché si innamorò di Mary? Perché? Che domanda. Ma che cosa l'ha attratto? Se lo sapessi potrei risolvere tutti i problemi dell'universo. Che cosa ha rappresentato nella sua vita? È stata una grande gioia e un grande dolore. Perché è stata malata per molto del tempo in cui siamo stati insieme. Ed è morta proprio a causa di questa sua malattia. C'è chi l'ha accusata di aver sfruttato, dopo la caduta, il dolore di Mary. Dopo la caduta è legato a lei perché è un omaggio al suo dolore. È stato come un monumento al suo dolore. Lei non poteva provare dolore, soffrire. Lei doveva rappresentare il mito, ed è un mito di nuovo oggi. I miti non provano dolore. Eppure non c'è persona che abbia sofferto, agonizzato più di lei. Ma ancora una volta, ironia della sorte, per un momento il suo dolore si è finalmente svelato e tutti sono stati contro di lei, perché non sopportavano il suo dolore. Ed ora è morta, per cui il dolore non c'è più. Ed ecco che ritorna l'immagine di una persona perfettamente felice, senza sofferenza. Che però è morta come è morta. La gente non vuole affrontare la realtà. La realtà è l'ultima cosa. Come ha detto Nabokov, la parola realtà si dovrebbe scrivere tra virgolette. Attraverso i suoi occhi ho visto molti aspetti del mondo che non conoscevo. L'agonia del mondo. Che fino ad allora non avevo mai vista e capita, non fino a quel punto. Un'agonia contro la quale non ero in grado di fare nulla. E nessuno poteva farci nulla. Per me è stata come una finestra sull'esistenza che non potrò